Ogni cliente potrà avere l'automobile del colore che vuole, purché sia nero. Questa è la frase con cui Henry Ford lanciò la Ford T, il primo modello realizzato servendosi della catena di montaggio. Questa citazione è utile per inquadrare l'azienda della prima metà del secolo scorso, dove il prodotto da solo costituiva una strategia di marketing in sé, che puntava su una sola caratteristica capace di renderlo unico, distinguendolo dalla concorrenza. La filosofia aziendale attuata da Henry Ford fece della soddisfazione del cliente un elemento determinante per il successo e per l'esistenza stessa dell'azienda. Ma questo imprenditore illuminato intuì anche, con 40 anni di anticipo, la grande rivoluzione del mercato grazie alla pubblicità, a quell'epoca quasi assente, tenuto conto che le aziende automobilistiche si facevano conoscere tramite le gare sportive. E impersonificò la quintessenza della rivoluzione industriale moderna. Prese la teoria taylorista del lavoro, quella per cui il lavoratore compie soltanto un pezzo del processo produttivo in una catena di montaggio, e la applicò a un'idea tanto avanguardista quanto quasi impossibile. Chiunque può essere padrone di un'automobile, in un tempo in cui la maggior parte della popolazione non aveva nemmeno la bicicletta. Ford comprese che, in un mercato sempre più competitivo, per vendere non bastava mostrare le caratteristiche del prodotto, ma si doveva creare il sogno che quel prodotto poteva far raggiungere alle persone. In una pubblicità del 1924, la Ford T fu mostrata in primo piano con un uomo al volante e una donna che acquista della frutta da un contadino lungo la strada. Il testo che accompagnava l'immagine non parlava delle caratteristiche fisiche del prodotto, come la potenza, i cavalli, il tipo di ruote, ma della possibilità di get the most out of life, cioè di vivere appieno la vita. Tradotto, la Ford ti dà possibilità illimitate. Henry conosceva bene l'importanza degli slogan, cioè quel modo veloce, democratico e standardizzato di dire una bugia vestendola di rivelazione. E ripeteva instancabilmente: chi smette di fare pubblicità per risparmiare soldi è come se fermasse l'orologio per risparmiare il tempo. Dal 16 giugno 1903 a oggi, la sua visione alimenta i 120 anni dell'azienda automobilistica statunitense dall'ovale blu, che ha industrializzato un settore fino ad allora caratterizzato da processi produttivi, artigianali e pionieristici. Sono Renata Cantamessa e questa è la Buongiornezza, la mia coccolazione di pensieri di ripartenza legati alla vita di grandi personaggi che, a dispetto di prove e difficoltà, ce l'hanno fatta. Un cremino a Freud lo avrei offerto volentieri. Già, perché il padre della psicanalisi sosteneva che la nostra attività psichica è tesa a conseguire piacere e a evitare dispiacere. Quale teoria avrebbe elaborato provando quel triplo, se non quadruplo, piacere oscuro, vellutato e stimolante da interrogare strato dopo strato? La sua fragranza accattivante penetra audacemente i meandri del nostro cervello, seducendoli senza paragoni. Vi sarete chiesti perché molte boutique di lusso aromatizzano i loro spazi con candele al cioccolato. Già, anche se solo respirato, il cioccolato vi rapisce e vi mozza il fiato finché non vi fa suoi. Parola di Freud.
Sono Renata Cantamessa e sono la criminologa di Baratti e Milano.